Ben ritrovati sul canale, sono Ben e questa è la recensione di due grandissimi giochi, arrivati come esclusiva PSVR 2 e adesso disponibili anche su MetaQuest. Si tratta di Humanity e C-Smash VRS. Il primo è un puzzle game nel quale, sotto forma di un cane, dovete guidare enormi fiumi di persone, mentre l'altro è un mix tra tennis al chiuso e breakout, che per i più giovani sarebbe quel gioco dove dovete distruggere i blocchi colorati facendo rimbalzare una pallina. Guardate il video fino alla fine, disattivate l'adblock e ricaricate la pagina per fare partire le pubblicità. Partiamo subito con la recensione di Humanity su Quest 3. Sono stato circa 10 ore a guidare fiumi di persone nei vari livelli pieni di sfide e puzzle ambientali, alcuni piuttosto semplici, altri più impegnativi, per i quali in alcuni casi mi sono serviti addirittura 20 minuti per risolverli. Lo scopo del gioco è quello di guidare una vera infinità di persone che, uscendo da un portale, si limiteranno a procedere sempre in linea retta, senza mai cambiare direzione in livelli che invece non sono affatto lineari, perché mescolano elementi platform, strategia in tempo reale e c'è perfino l'elemento furtivo e altri stili di gameplay. Per consentire all'umanità di raggiungere la luce, si dovrà indicare loro la direzione. Per farlo dovremo utilizzare un cane, che abbaiando indicherà al genere umano in cammino la giusta direzione da prendere, se saltare o lasciarsi cadere, se spingere un oggetto, se tornare indietro piuttosto che girare in tondo e molte altre azioni. Fin dai primi livelli verranno sbloccati sempre nuovi poteri, che non sono altro che i comandi da poter impartire durante le varie sfide. A volte ne avremo soltanto uno, a volte ne avremo altri, in base a quello che richiederà l'enigma per essere risolto. Per completare il livello basterà creare un flusso continuo di persone che collega il portale d'entrata a quello di uscita e, se amate le sfide, per ogni livello ci saranno degli obiettivi secondari da completare, come il recupero dei goldi, ossia uno o più umani giganti e dorati che vi faranno sbloccare dei premi speciali. Per chi ha avuto la fortuna di conoscere e giocare Lemmings troverà molte similitudini, ma non è la sola parte divertente. Infatti, grazie all'editor di livelli ci si potrà divertire creando i propri livelli e inventandosi le proprie sfide personali. Ma anche il cercare la soluzione per risolvere il livello è compreso nel divertimento. E se magari pensate che Humanity possa non essere rigiocabile, sappiate che non c'è un solo modo per risolvere ogni livello. Anzi, bisogna proprio ingegnarsi per trovare il proprio modo, a volte improvvisando, e se vi doveste trovare a un punto morto, potrete chiedere aiuto visualizzando il video con la soluzione, che però non vi mostrerà come sbloccare gli obiettivi secondari. Quindi comunque la sfida è sempre aperta. Ora, mentre per i primi livelli sarà più facile programmare il percorso dall'inizio fino alla fine per intero, più avanti invece sarà necessario percorrerlo gradualmente, a volte dovendo impartire comandi al volo e in diversi punti del livello, quindi bisogna essere anche piuttosto rapidi, cosa che spesso non è facile. Gli scenari, dopo oltre 10 ore di gioco, non mi hanno dato nessuna sensazione di monotonia o ripetitività, perché mentre è vero che i flussi di persone cammineranno sempre su blocchi di colore grigio, sarà l'ambiente circostante a cambiare e anche la struttura del livello, a volte così complessa che quando la vedrete percorsa da enormi fiumi di persone da un punto all'altro resterete a bocca aperta. In tutto questo c'è anche un messaggio che vuole essere veicolato attraverso Humanity. All'inizio del gioco infatti ci viene spiegato che l'umanità può raggiungere obiettivi importanti solo prendendo coscienza di sé stessa e lavorando insieme, ma che tuttavia ci saranno dei sacrifici da dover accettare. I flussi di persone, infatti, se non direzionati nel modo giusto,
precipiteranno nel vuoto. Il gioco stesso però su questo aspetto ci rassicura, dicendoci di non temere per l'incolumità del corpo degli esseri umani, perché questo si rigenererà in una nuova vita, che la cosa più importante è lo spirito e che il flusso di persone non finirà mai. In ogni caso, in alcune occasioni sarà anche necessario che la fiumana di persone cada nel vuoto, mentre in altri casi sarà inevitabile. Tutto questo va interpretato come un invito a cercare la collaborazione verso il prossimo, ma a volte doversi sacrificare per poter consentire agli altri di avere successo. Ora, mentre il gameplay e tutto questo significato che c'è dietro a questo gioco mi hanno lasciato stupito, la colonna sonora, sebbene inizialmente rilassante, è perfettamente in tema con quello che fate nel gioco, è ben presto divenuta un po' troppo ripetitiva, tanto da spingermi a disattivarla. Ad ogni modo, Humanity nel complesso è un gioco che merita di essere giocato, soprattutto per gli amanti del genere puzzle e per chi sta cercando delle sfide per le quali doversi fermare un attimo e riflettere per trovare la soluzione. Non ho trovato particolari difetti nella versione per queste tre. Nessun rallentamento e calo di frame, anche in quei livelli più complessi e stracarichi di fiumi di persone. Il gameplay è uno di quelli che farà volare le vostre ore e non sarete mai abbastanza stanchi per avere voglia di completare un altro livello. Noioso e ripetitivo invece per chi non ama il genere, per chi vuole un gameplay più frenetico e immediato o per chi non vuole ripetere più e più volte lo stesso livello nel tentativo di trovare la soluzione. Personalmente ne consiglio l'acquisto, è la perfetta esperienza da giocare da seduti, da sdraiati, da rilassati. E inoltre stiamo parlando di uno dei migliori giochi recentemente usciti su PSVR2, secondo gli utenti PSVR2 che l'hanno adorato. Divertente, impegnativo al punto giusto, offre tante ore di gameplay, poiché non si esaurisce in poche ore, e inoltre tanta rigiocabilità per il completamento degli obiettivi secondari. Potete acquistare Humanity col 25% di sconto utilizzando il mio link personale che trovate nel primo commento. Cambiamo completamente genere, passiamo a parlare di C-Smash VRS, un'altra esclusiva PSVR2 che adesso è disponibile anche su MetaQuest. C-Smash è un gioco di squash nello spazio. I vari campi sono sospesi nello spazio, mentre all'esterno volano astronauti, navi aliene, asteroidi che si schiantano su pianeti e perfino dei buchi neri che gradualmente inghiottiranno il campo da gioco, ma niente paura perché si tratta semplicemente di una scena di sfondo. Sega ha optato per uno stile grafico minimalista e retro e funziona perfettamente. Davanti ai vostri occhi infatti non ci saranno scenari mastodontici e dettagliati, ma soltanto una serie di linee principali e colori ad alto contrasto. L'obiettivo è quello di colpire una pallina con una racchetta facendola rimbalzare su alcuni pannelli colorati davanti a noi per distruggerli. La fisica e la risposta della racchetta sono degli elementi che colpiscono fin da subito. Non mi aspettavo infatti di veder curvare la pallina colpita dalla racchetta in un certo modo, e in alcuni casi sarà perfino necessario sfruttare questa possibilità per far curvare la pallina dietro a degli elementi che non possono essere distrutti. C'è una modalità in singolo che si chiama Journey, che si esaurisce in circa un'ora di gioco con tanto di boss finale. Questa modalità non è altro che un viaggio all'interno del sistema solare, nel quale ogni pianeta rappresenta una tipologia di gioco, un campo con una sfida specifica. In alcuni casi, per esempio, si dovrà giocare di precisione, in altri casi di velocità, in altri casi invece si dovranno colpire determinati obiettivi. Colpendo la pallina si carica anche un colpo speciale chiamato Power Smash, che può dare un potere distruttivo maggiore alla pallina, che gli consente per esempio di distruggere più blocchi con un solo colpo,
oppure si potrà catturare la pallina con la racchetta, prendere la mira e spararla nella direzione in cui si desidera. Il multiplayer, che è la colonna portante di questo gioco, offre diverse modalità, come head to head o il testa a testa, che consiste nello sfidare un avversario cercando di distruggere per primo i suoi blocchi senza farsi distruggere i propri, e la modalità firewall, che consiste nel dover spingere a colpi di pallina un muro che divide perfettamente il campo a metà verso l'avversario. In occasione dell'arrivo della versione Quest è stata aggiunta anche una modalità Infinity, che si può giocare in cooperativa oppure con giocatori bot, e 36 nuovi livelli. La colonna sonora è composta da una discreta scelta di pezzi di musica elettronica. Alcuni, devo dire, belli tosti, anche se alla lunga risultano più o meno tutti uguali. Anche C-Smash VRS è stato accolto molto bene dalla comunità di PSVR2, anche se difficilmente in questo caso io riesco a giustificare il costo di 20 euro per un gioco del genere. Sebbene, devo ammetterlo, mi sono divertito tantissimo a giocarlo, e sicuramente è un titolo validissimo, soprattutto se vi piacciono i giochi multiplayer, oppure se vi piacciono quelle sfide anche in cooperativa in cui ci si deve muovere parecchio. E a proposito, non preoccupatevi se non avete abbastanza spazio, perché per potersi muovere a destra e a sinistra in C-Smash si può utilizzare anche la levetta del controller. C-Smash VRS è uno di quei rarissimi casi in cui non si può condividere nessun link sconto, quindi se volete acquistarlo potete farlo direttamente sullo store Meta e a prezzo pieno. Vi lascio a qualche secondo di gameplay di Humanity e C-Smash. Grazie per la visione completa, like, iscrizione, continuate a seguire attivando la campanella con tutte le notifiche, supportate il canale utilizzando il tasto super grazie, ricordate anche di dare sempre uno sguardo in descrizione e nel primo commento, dove troverete link Amazon per l'acquisto di Quest 3 e altri visori VR, acquisto di accessori VR con sconto delle migliori marche e lenti graduate. Va bene tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaia. Progress.